Grazie Valentina, anche in questo caso, e credo anche in quelli che seguiranno, ci sarà uno sfondamento, ma vi prego, siccome le persone invitate al convegno sono tante, facciamo in modo che lo dicano tutti. Passo la parola ad Anna Magri che ci spiegherà qualcosa sulla sua associazione. Sì. Prego. Noi genitori tutti. Noi genitori tutti, mi sfuggiva un attimo, anche perché senza la cartuccella anche io non funziono molto bene. Sì, riesco a seguire. Buongiorno a tutti, io sono Anna Magri, sono una mamma della Terra dei Fuochi. Posso andarmi? Sì, come meglio credi. Sei in casa. Fai finta piccina. Di essere a casa tua. Sì, allora, sono una mamma, come dicevo, della Terra dei Fuochi e sono una mamma dell'associazione Noi Genitori di Tutti, un'associazione che nasce 2 anni fa con l'assemblaggio di tante mamme che come me avevano perso purtroppo un bimbo per un male molto grave. Io sono una delle prime che insomma aveva perso questo bimbo, aveva appena 2 anni quando è venuto a mancare e si è ammalato a 6 mesi. 6 mesi è un'età un po' particolare, non la chiamerei nemmeno età, sono mesi importanti in cui io vi racconto che addirittura non allattavo ancora il seno, mi accorgo di sentori, medico di base non è capace di capire di questi sentori di cui io racconto e quindi qui oggi vado a sottolineare queste parole perché oggi se arriva un bambino che ha dei sentori come li descrivevo io, il medico è allenato e prescrive gli esami del sangue. Nel 2008 al mio bambino gli esami del sangue continuamente non volevano farli perché diceva che era un bambino piccolo, era appena nato, quali esami del sangue bisognava fare. Invece io da mamma attenta vedevo che qualcosa non andava. Quindi poi da un medico ovviamente privato, pagando ovviamente una fattura, abbiamo scoperto che il bambino non stava bene. Lo portiamo in ospedale, vabbè, ci danno la diagnosi, ve la faccio breve. Il bambino è malato di leucemia linfoblastica, fa un protocollo, arriva a un anno e tre mesi ritorna il male, decidono di fare il trapianto di midollo osseo, facciamo il trapianto di midollo osseo, dopo un mese ritorna il male. Da lì a poi, a 22 mesi, chiude gli occhi e va in cielo. A tutti i bambini che fanno parte dell'associazione, Francesco, Antonio, Mesia, Antonia, a tutti quelli che oggi ne fanno parte. Questo dolore era il mio, era il nostro. Potevamo stare a casa chiuse dentro, tranquillamente, avevamo da piangere e vi assicuro che chi non è genitore non riesce a capire, chi è genitore può capire. Togliere un bimbo dal seno, metterlo vicino a un macchinario e togliere il latte, mettere chemioterapia ha un gran valore in questo cuore. Da lì io decido di parlare con padre Maurizio perché ovviamente ho bisogno proprio di avere una spinta nello spirito a cercare di continuare ad andare avanti nella vita come mamma, come donna, come persona. E in quel periodo c'è questa denuncia forte a quest'area irrespirabile, come vi raccontava prima Stefano, e lì io ho chiesto a padre cosa potevo fare. Lui non mi ha risposto perché lui non risponde quasi mai quando io gli chiedo una cosa. Dici leggi nel cuore e vedi cosa vuoi fare. Allora io ho pensato di dare questa forza a me stessa e di iniziare a denunciare. Quello che era successo al mio bambino non doveva più riaccadere. E qui ho conosciuto le altre mamme che purtroppo man mano dopo la perdita del mio avevano perso anche i loro bimbi. Ci siamo messe insieme, ne eravamo 13, oggi ne siamo 7 perché abbiamo preso delle strade diverse. Noi abbiamo un principio di seguire padre Maurizio, le associazioni, l'attivismo, la lotta, il territorio. Loro vogliono fare una situazione un po' più di volontariato e beneficenza. A noi questo non interessa. Interessa andare avanti, associarci con le associazioni che fanno prevenzione sul territorio, perché se mio figlio fosse stata fatta una diagnosi precoce, oggi forse sarebbe qui. Ed è quello che è successo anche agli altri bimbi. Ad altri bimbi ad esempio è stata sbagliata la diagnosi e quindi questo ha precluso comunque che questi bambini potessero avere una salvezza. Oggi non ci sono più ed è la realtà dei fatti. Creiamo l'associazione Noi Genitori di Tutti, viene chiamata così perché ci sostituiamo anche quei genitori che pur controllando insomma, e assistendo ai loro bambini non arrivano a fine mese, non arrivano al trasporto in ospedale e quindi facciamo una sorta di volontariato ad aiutarli a fine mese con le spese, con gli aiuti, con le consulenze esterne, con le consulenze private,
perché lì dove c'è anche una sorta di carenza della nostra sanità, insomma, cerchiamo di intervenire noi. È molto difficile questo percorso, è un percorso che ci ricorda tutti i giorni quel male che noi portiamo dentro, però abbiamo cercato di trasformare questo male in qualcosa di positivo, quello di aiutare gli altri e associarci ovviamente a delle associazioni importanti come quella che vi presenterà dopo Gerardina ed altre ancora. Questo perché? Perché noi siamo semplici mamme, non abbiamo un principio scientifico, un principio giuridico di base. Certo, qualcuna di noi è, insomma, è laureata, lavora, ma certe nozioni non sono nostre. Noi eravamo mamme, siamo ancora mamme e cerchiamo di fare quel bene che è possibile fare. Una cosa che però vi voglio dire è che noi mamme, rispetto ad alcuni tecnici, abbiamo un sentore. Un sentore che ci fa differire dagli altri. Quando io ero in ospedale, chiudo, io non ero mai entrata in un'oncoematologia pediatrica, quindi non conoscevo quel reparto. Quando sono entrata lì ho capito cosa succedeva e mi sono chiesta, ma questi bambini ne sono troppi, cosa succede nel mio territorio? Lì poi ho dovuto svoltare pagine, ho dovuto curare mio figlio. Quando è finito io ho iniziato a pormi delle domande e le mie domande non avevano risposte. Però ricordavo i bambini che ho incontrato, ed erano tanti e molti non ci sono più. E quindi questo significa che siccome abbiamo quest'alta incidenza e il problema c'è ed è inutile che vogliono dire che non è così. Io ho fatto un selfie all'epoca, ho capito che cosa succedeva, però ho pensato a lui, ho pensato a Riccardo. Oggi penso invece a quelli che stanno lì e che lottano e cercano insomma di farcela, ed è giusto che io sia qui oggi come sono domani in un altro posto a denunciare tutto quello che da mamma e da noi mamme è accaduto. Quindi davvero chiedo a voi tutti di esserci vicini. Noi siamo persone molto semplici, non abbiamo, ripeto, nozioni molto tecniche, però una cosa certa, siamo genitori come tutti voi. E quello che è stato tolto a noi davvero non ha prezzo, non c'è corruzione, non c'è nulla che possa davvero, che dire, corromperci a dire stai zitta e non parlare. No, questo no, lo dobbiamo a quei bambini che sono nel cielo. Grazie. Grazie ad Anna, e giusto per ricordarlo, Anna, per quel poco che può contare tutta Acqua Nazionale che in questo momento è presente, e faccio fatica a contenere anche la mia emozione, è al tuo servizio, è al servizio del tuo ideale, perché è l'ideale di Acqua da 33 anni. Grazie per la tua presenza.